Noi killer economici siamo stati i veri responsabili della creazione di questo primo impero globale, lavorando in diversi modi. Ma probabilmente il più comune era quello di identificare un paese che aveva risorse che la nostra società desiderava, come il petrolio. Dopodiché facevamo concedere enormi prestiti a quel paese, dalla Banca Mondiale o da una delle sue organizzazioni collaterali. Ma il denaro in verità non arrivava mai a quel paese. Andava invece a quel gruppo di società per la costruzione di progetti di infrastrutture, impianti energetici, siti industriali, porti, cose di cui beneficiavano una cerchia ristretta di persone ricche di quel paese, oltre alle nostre multinazionali. Ma di sicuro non ne beneficiava affatto il popolo. Comunque tutta quella gente e l'intero paese venivano lasciati con un enorme debito. Ed era proprio questo l'obiettivo, fare in modo che non potessero pagarlo. Quindi noi killer economici tornavamo e gli dicevamo: sentite, avete perso molto denaro, non potete pagare il vostro debito, quindi vendete il petrolio a prezzi molto bassi alle nostre compagnie petrolifere. Lasciateci costruire basi militari nella vostra nazione, o mandate delle truppe in supporto alle nostre in qualche posto del mondo come l'Iraq, o votate come noi nella prossima votazione ONU. Fate privatizzare nei vostri paesi le imprese pubbliche, i servizi idrici ed elettrici e fatele vendere alle società degli Stati Uniti o ad altre multinazionali. Quindi è una cosa che si espande a macchia d'olio ed è il modo tipico di agire del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Fanno indebitare quei paesi in modo che non possano pagare il debito. Dopodiché offrono il rifinanziamento di quel debito facendo pagare interessi ancora maggiori. E si chiede in cambio un corrispettivo chiamato conditionality o good governance, che significa che devono svendere le loro risorse, compresi molti dei loro servizi sociali, le imprese dei servizi pubblici, alcune volte il loro sistema scolastico, il loro sistema giuridico, quello assicurativo, affinché si costruiscano le società straniere. Quindi è il doppio, il triplo, il quadruplo di quello che cercano di ottenere. La creazione dei killer economici risale ai primi anni 50, quando il presidente Mossadegh venne eletto democraticamente in Iran. Era considerato la speranza per la democrazia nel Medio Oriente e in tutto il mondo. Fu l'uomo dell'anno per il Time Magazine. Ma una cosa che dichiarava di continuo e che mise anche in pratica era l'idea che le compagnie petrolifere straniere dovevano pagare il popolo iraniano molto di più per il petrolio che prelevavano dall'Iran. E il popolo iraniano doveva trarre benefici da questo. Una politica strana. Non ci piaceva naturalmente, ma avevamo paura di fare quello che facevamo di solito, cioè inviare l'esercito. Mandammo invece un agente della CIA, Kermit Roosevelt, un parente di Teddy Roosevelt. E con l'impiego di pochi milioni di dollari risultò molto efficace ed efficiente, ed in poco tempo riuscì a rovesciare il governo di Mossadegh. Riportò lo Shah in Iran per rimpiazzarlo, il quale era sempre stato favorevole alle politiche del petrolio, e fu davvero efficace. Overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. Così negli Stati Uniti, a Washington, la gente si guardò negli occhi e disse: wow, questo è facile ed economico. Quindi tutto questo diede inizio ad un nuovo modo di manipolare i paesi in modo da creare degli imperi. L'unico problema con Roosevelt era che era un agente affiliato della CIA e se fosse stato catturato le conseguenze avrebbero potuto essere piuttosto pesanti. Quindi molto velocemente si decise che bisognava affidarsi a consulenti privati per distribuire il denaro attraverso la Banca Mondiale o il Fondo Monetario Internazionale o una delle altre agenzie. Bisognava soldare gente come me che lavorava per società private. Quindi se fossimo stati smascherati non ci sarebbero state conseguenze per il governo. Quando Arbenz divenne presidente in Guatemala, il paese era sotto l'influenza della United Fruit Company, una grande multinazionale. E Arbenz si candidò affermando: come sapete vogliamo ridare le terre al popolo. E una volta preso il potere iniziò ad introdurre politiche che facevano esattamente questo, restituire le terre alla gente. Alla United Fruit non piacque affatto. Quindi incaricarono una grande impresa di pubbliche relazioni di condurre un'enorme campagna negli USA per convincere la gente, i cittadini, la stampa americana ed il congresso degli Stati Uniti, che Arbenz era un burattino dei sovietici.
e che se gli avessimo consentito di rimanere al potere, i sovietici avrebbero avuto un punto di appoggio in questo emisfero. E perciò da quel momento in poi si diffuse una grande paura nella vita di tutti del terrore rosso, del terrore comunista. E quindi, riassumendo questa lunga storia, tutta questa campagna di pubbliche relazioni venne fatta con il coinvolgimento di parte della CIA e i militari fecero cacciare quest'uomo. Ed in effetti è quello che fu fatto. Abbiamo mandato loro aerei, soldati, infiltrati, abbiamo mandato tutto per farlo fuori e ci siamo riusciti in effetti. E non appena fu rimosso dalla sua carica, il nuovo dovette risistemare le cose dopo di lui, fondamentalmente riconcedendo tutto alle multinazionali, inclusa la United Fruit. L'Ecuador è stato governato per molti anni da dittatori filoamericani, spesso decisamente brutali. Dopodiché si decise che doveva tenersi un'elezione democratica. Jamie Roldos si candidò e disse che il suo obiettivo principale come presidente sarebbe stato di assicurarsi che le risorse dell'Ecuador fossero usate per aiutare il popolo. E vinse in modo schiacciante. Jamie Roldos non era nessuno, non aveva mai vinto niente in Ecuador ed iniziò a mettere in atto queste politiche. Voleva essere sicuro che i profitti del petrolio fossero utilizzati per aiutare la gente. Bene, questo non piace agli Stati Uniti. Fu mandato laggiù assieme ad altri numerosi killer per cambiare Roldos, per corromperlo, per persuaderlo, per fargli sapere, ok, tu puoi diventare molto ricco, tu e la tua famiglia, se fai il nostro gioco. Ma se continui a perseguire queste politiche che hai promesso, te ne andrai. Non mi voleva sentire. Assassinato. Non appena ci fu l'incidente aereo, l'intera zona venne circondata. Le uniche persone che potevano accedervi erano militari statunitensi di una base militare nelle vicinanze e militari ecuadoregni. Quando le indagini andarono avanti, due dei testimoni chiave morirono in incidenti stradali prima di poter rilasciare le loro testimonianze. Molte cose strane accaddero attorno all'assassinio di Jamie Roldos. Io, come molti altri che hanno esaminato questi eventi, non ho alcun dubbio che si sia trattato di un omicidio. E ovviamente nella mia posizione di killer economico, mi aspettavo che sarebbe accaduto qualcosa a Jamie. Non ero sicuro che si arrivasse a un assassinio a sangue freddo, ma lo ero del fatto che venisse cacciato, in quanto non poteva essere corrotto. Non si sarebbe lasciato corrompere nel modo in cui avremmo voluto. Omar Torrijos, il presidente di Panama, era una delle persone che preferivo, mi piaceva molto incontrarlo. Era un uomo carismatico, era un uomo che voleva davvero aiutare il suo paese. Quando provai a comprarlo, a corromperlo, mi disse, guarda John, mi chiamava Juanito, disse, guarda Juanito, non ho bisogno di soldi, quello che mi serve è che il mio paese sia trattato in modo leale. Voglio che gli Stati Uniti venga pagato il debito per le infrastrutture che avete fatto qui. Voglio essere nella posizione di poter aiutare altri paesi latinoamericani quando diventano